Seconda giornata di Assemblea Nazionale dell'UPI, l'Unione delle Province Italiane, ha ridotto del teatro comunale. Dopo la presenza ieri del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quella di oggi è stata la giornata dei ministri e dei sottosegretari. Il ministro Raffaele Fitto, per parlare della sfida del PNRR, si è collegato in video. Ovviamente la provincia ha il percorso di riforma al centro pure del suo intervento. Fitto ha parlato di una collaborazione molto positiva con le province. Ci si avvia, ha detto, verso una fase molto complessa ma attiva. Chi ha la responsabilità del PNR, come in questo caso il sottoscritto del governo, ha una necessità, che direi è un obbligo, che non è quello di guardare alla immediata scadenza. Anche qui lo dico senza alcuna critica nei confronti di nessuno. Però chi ha immaginato il PNRR e ne ha gestito le fasi iniziali lo ha fatto sapendo che ci sarebbe stata una legislatura di mezzo e sapendo che non avrebbe avuto la responsabilità all'atto finale del PNRR. Chi invece sta gestendo oggi il PNRR si assume una responsabilità per la quale sa che a giugno del 2026 sicuramente, quasi sicuramente, dovrà dare conto del lavoro fatto. E quindi la finestra che si apre oggi, che si è aperta con la rimodulazione che abbiamo messo in campo, è una finestra che merita un approfondimento dettagliato per chiarire questi ambiti e questi aspetti e per dire le cose come stanno. All'Aquila invece è arrivato in presenza il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo. Il suo intervento è stato proprio sulla nuova provincia e sul ruolo della pubblica amministrazione del futuro. Si è detto completamente d'accordo con il discorso di ieri di Mattarella e ha parlato delle prossime sfide, ma anche dei rinnovi dei contratti della pubblica amministrazione. Insomma, si è parlato di provincia in tutte le sue sfaccettature. Diciamo che ieri ho ascoltato l'intervento del Presidente della Repubblica che, parlando di province, ha spiegato e ha sottolineato come le norme che oggi disciplinano le strutture e gli ambiti delle province stanno creando dei vuoti e delle incertezze. E io condivido questa posizione. Noi abbiamo la necessità di recuperare un ruolo chiaro alle province, che sono un ente territoriale fondamentale per il funzionamento delle nostre città, dei nostri territori. Sono uno snodo essenziale nel rapporto tra le amministrazioni centrali e il territorio. Ministro, pubblica amministrazione del futuro, come vi state muovendo in questo senso? La pubblica amministrazione del futuro è una pubblica amministrazione che deve essere capace di muoversi in modo veloce, rapido e soprattutto rispondere alle attese dei nostri utenti, che sono cittadini e imprese. E quindi abbiamo una grande sfida davanti a noi, che è quella della modernizzazione della pubblica amministrazione, che passa attraverso la sua digitalizzazione. Allora, voi sapete che noi abbiamo un Consiglio dei Ministri che è fissato per lunedì prossimo, è un Consiglio dei Ministri che tratterà di legge di bilancio. Io sono fiducioso che ci saranno risorse per avviare il rinnovo dei contratti. Voglio ricordare che sto ancora chiudendo in queste settimane gli ultimi contratti della tornata 2019-2021.